Le domande rimangono inevase, ma in qualche modo le risposte sono già state ampiamente fornite. Noi siamo in presenza di un fatto di assoluta gravità, io lo considero un delitto di Stato, perché ovviamente 15 persone che partono da Riyadh e arrivano a Istanbul e torturano e ammazzano una persona che è entrata nel consolato saudita è davvero un fatto molto grave. Dimostra sostanzialmente che il principe ereditario, al di là delle cose che dice in termini di rinnovamento e di cambiamento delle proprie politiche, in realtà internamente la situazione repressiva è ancora molto ma molto dura. Quindi c'è una condanna molto forte da parte del Parlamento europeo, c'è una richiesta di una commissione d'inchiesta internazionale autonoma per accertare fino in fondo la verità, che a mio modo di vedere in parte è già stata scritta. Chiederemo, come abbiamo chiesto, di sospendere il commercio delle armi per quanto riguarda l'Arabia Saudita, che per buona parte sono utilizzate tra l'altro nel conflitto yemenita. Chiediamo delle sanzioni mirate verso la leadership saudita e infine l'Arabia Saudita si trova oggi nel Consiglio dei diritti umani dell'ONU e chiediamo il fatto che venga espulsa da quel consiglio, perché oggettivamente di fronte a quello che è avvenuto grida vendetta sostanzialmente. Quindi l'azione è un'azione molto forte e incalziamo la Commissione europea e il Consiglio perché sostanzialmente intervengono in maniera molto più forte, uscendo da una fase di realismo politico nei confronti dell'Arabia Saudita e modificando anche il quadro delle relazioni diplomatiche. Il nostro è un invito, come si sa, qui ci sono tre istituzioni che decidono la politica europea, il Parlamento, la Commissione e il Consiglio. Il Parlamento ha espresso la propria opzione in maniera molto chiara e netta, adesso ci attendiamo un atto di coerenza da parte del Consiglio.